Allora, il modo migliore di iniziare, intanto ciao a tutti ovviamente, il video questa sera, vabbè, facendo vedere questa fantastica maglia, eccola qua, bellissima, che ha portato fortuna, è un mi piace, come al solito, per supportare il canale, anche nelle serate in cui possiamo non rosicare, possiamo non essere incazzati come delle bisce, e anzi, possiamo essere contenti, molto contenti per quello che abbiamo visto, per quello che è il risultato finale, per tante cose, ma ci arriviamo. Ciao a tutti, OneFootball, il link per scaricarlo è gratis qui sotto in descrizione. Per andare a vedere nelle statistiche che il Genoa ha tirato 0 volte in porta. 0 volte in porta. Contro la Juventus, vi dico le statistiche proprio da OneFootball, 71% di possesso palla, 27 tiri totali di cui 12 nello specchio della porta. Quindi una serata buona, buonissima, ottima per la Juventus di Massimiliano Allegri che vince per 2-0 in casa contro il Genoa. Scaricate OneFootball per tutti i post partita, anche quando io non sono online tra Twitch e YouTube, come al solito. E il secondo canale di calcio, trovate il link in descrizione. Beh, diciamola tutta, come vedrete anche nella reaction comunque che uscirà tra poco, il Genoa era in emergenza, il Genoa ha tanti giocatori fuori, il Genoa di Shevchenko non ha mai segnato, il Genoa è penultimo in classifica, il Genoa è in una situazione disastrosa, veramente un momento pessimo per il Genoa, sono veramente messi male e quindi non è che dobbiamo esaltarci per il 2-0 alla Salernitana e il 2-0 al Genoa perché abbiamo giocato contro due squadre che sono ultima la Salernitana e terz'ultima il Genoa. Ora noi abbiamo altre partite che ricalcano un po' questo filotto, avremo il Venezia sabato prossimo, abbiamo il Malmo in Champions mercoledì, tra l'altro allo stadio e ci vediamo lì. Però ragazzi, noi avevamo un obiettivo, noi ci eravamo fatti il road to praticamente, che era arrivare alla fine dell'anno con tutte vittorie. E non possiamo lasciare punti indietro né col Cagliari, né col Bologna, né col Venezia, non possiamo, assolutamente no. Bisogna vincerle tutte, d'ora in avanti bisogna vincerle tutte. Una Juventus che vince e per quanto mi riguarda convince pure. Poi ribadisco, pesiamole le avversarie. Bisogna pesarle. Quando vai a fare l'analisi della prestazione, devi sempre capire dall'altra parte chi c'è, se possono metterti in difficoltà, se questa prestazione l'avresti fatta anche con gli altri. Ma qua però voglio aprire una parentesi. Perché si è visto un cambio netto nelle Juventus del passato. Poi è ovvio che Sassuolo, Empoli, Hellas Verona, Udinese stessa erano squadre di livello più alto rispetto appunto alla Salernitana e al Genoa, però noi in quest'annata i punti per strada li abbiamo lasciati anche con le piccole, non solo con le big, anche con le piccole. E ci sono dei punti che ci mancano in classifica, sono lì, guardi la classifica e pensi, se non avessi perso di qua, di là, di su, di giù, però nel calcio non funziona così. Nel calcio funziona che è il campo che parla. E quindi stasera il campo ha parlato, abbiamo vinto noi, abbiamo confermato la stessa formazione per 10 undicesimi rispetto a quella con la Salernitana, cambiando solo Kean e Morata. Io qua apro una parentesi, mi dispiace ancora focalizzarmi su questo principio, però ragazzi, la Juventus non può fare, cos'è che abbiamo detto? Quanti? 27? 27 tiri di quei 12 in porta e fare due gol. Perché? Il primo tempo l'hai fatto bene, è stato un primo tempo fantastico, secondo me il miglior primo tempo della stagione in assoluto a mani basse. Secondo tempo sono stato sono stato sempre, sempre lì con l'ansia addosso. All'ottantesimo, mancavano 10 minuti al termine. Il Genoa, ovviamente, dato che ha terminato la partita così, aveva fatto 0 tiri in porta. Dal fischio d'inizio del secondo tempo, quando entra Alessandro per Pellegrini, boh, fino all'ottantesimo, fino al gol di Dybala, nella mia testa c'era un solo pensiero. Loro con un contropiede, un cross, una deviazione, un autogol, un alieno che sbarca con un UFO su Torino e la butta dentro lui, ci fanno gol. Io avevo questo pensiero fisso in testa perché ancora non mi fido di questa Juve, non posso fidarmi di questa squadra. È una squadra che non può avere fiducia. Si vedono dei passi avanti, sì, è una squadra che continua a avere dei blackout. Cioè, non sarà così. A meno che poi arriveremo a dicembre con questo filotto che aveva chiesto anche Allegri. Punti in classifica messi bene, poi vediamo cosa succede sopra perché ragazzi, nel secondo canale in questi giorni ho parlato di Milan, Inter, Napoli, Atalanta. Loro si sono staccati, eh. Cioè ora noi siamo quinti, abbiamo agganciato la Fiorentina al quinto posto, pari punti 27 per entrambi, zona Europa League, però siamo a 7 punti dall'Atalanta, che non sono tanti, eh. Non sono qua a dirvi che sono tanti, ma non sono nemmeno pochi. Sono nemmeno pochi. Ora lo so che c'è già qualcuno che mi sta dicendo, allora vedi se non sono tanti i 7 dall'Atalanta, sono 11 solo dal primo posto, il discorso scudetto aperto o non riaperto.
rimaniamo bassi, vogliamo bassi, perché ribadisco la stessa cosa. Abbiamo giocato le ultime due partite contro degli avversari modeste. Modeste. E la partita con l'Atalanta, dove secondo me non meritavamo la sconfitta, l'abbiamo persa. Lo scontro diretto, il campo, la classifica, oggi ci dice questo. Noi abbiamo un obiettivo, che è arrivare alla fine del 2021 con altri 9 punti in tasca. Noi dobbiamo concludere con 36 punti. Se concludi con 36 punti significa che sei pari al Napoli di oggi. Gli altri giocano anche le altre partite, nel frattempo. E tu non hai detto che ne faccia 9. Però questa è la strada giusta. Il modulo, lo schieramento, riempiamo bene il campo? Sì. I giocatori si trovano bene in quelle posizioni? Sì. Siamo più propositivi, abbiamo il baricentro più alto? Sì. Giriamo la palla meglio? Sì. E però non facciamo gol. Però continuiamo... E per quello che vi dico, non facciamo gol. Cioè non è possibile che la Juventus arrivi a fare tutti quei tiri in porta, tutti quei tiri totale e non faccia gol. Perché abbiamo un problema di finalizzazione. Poi, come al solito, noi siamo fantastici perché riusciamo ad esaltare alla massima potenzialità tutti i portieri avversari. Tutte le volte che giochiamo contro delle squadre, noi riusciamo nella titanica impresa di far diventare tutti Buffon del 2006. Tutti i portieri contro cui giochiamo diventano Buffon del 2006. Sono tutti la premio Yashin. Ma perché? Perché o tiriamo piano, o tiriamo centrale, o tiriamo comodo, non siamo cattivi. Poi i portieri fanno anche delle belle parate, perché Sirigu stasera ha fatto una bellissima partita. Ma Sirigu ha fatto una bella partita perché gli abbiamo dato una bella mano. Tante volte delle palle anche semplici, dei gol che ho pensato, ma come abbiamo fatto a sbagliarli? E poi passiamo alla cosa bella, perché abbiamo parlato della cosa brutta, di una Juve che non concretizza, che non va a finalizzare bene, un secondo tempo molto peggiore rispetto al primo, perché nel primo veramente mi sono sentito in dominio, in possesso, e nel secondo, dato che non entrava la palla, ho temuto fosse una di quelle sere. Ma il gol di Cuadrado, ma il gol di Cuadrado, ma il gol di Cuadrado, ma che gol è il gol di Cuadrado, ma che gol è il gol di Cuadrado, fantastico, fantastico, livelli altissimi. Poi onestamente non penso volesse tirare in porta, sono abbastanza onesto, però tra ieri e oggi abbiamo visto due gol direttamente da calcio d'angolo, cosa che di solito è abbastanza singolare. Poi nell'intervallo Cuadrado e Sirigu si parlavano, da quanto ho capito, poi magari su OneFootball andranno ad approfondire, sembrava quasi che Cuadrado dicesse no, ho tirato in porta apposta. E poi c'è un bel Bernardeschi, signori. C'è un bel Bernardeschi che la risolve nel finale con l'assist per il 2-0 di Paulo Dybala. E finalmente, che è entrata quella palla. Qualche minuto anche per Kai Jorge. Tra l'altro doveva entrare 2, 3, 4 minuti prima, la palla non usciva. Sono diventati improvvisamente i migliori palleggiatori nella storia dell'uomo. Il calcio non aveva mai visto dei palleggiatori così bravi, con Caio, poveraccio, lì che faceva tutti i suoi skip, cercava di rimanere caldo. Però bene, dai, stasera bene, e ribadisco, meglio la Juventus, perché tra Atalanta, Salernitana e Genoa sto vedendo dei miglioramenti, e questo lo devo sottolineare con grande felicità, e sono contento che Allegri stia seguendo una strada che anche per me, per quanto mi riguarda, a livello di modulo è la migliore, è anche quella della continuità. Quindi io appoggio totalmente la strada che sta seguendo Allegri in queste ultime partite, sono assolutamente d'accordo, ma è una roba che dico da inizio stagione, e secondo me nei momenti difficili tu devi fare questo, semplificare, cercare di dare continuità, proseguire su questa cosa. Non riesco a capire il cambio di Pellegrini, ma adesso sentiremo che cosa è successo. Morata nervosissimo. Morata troppo nervoso. Non va bene, Non va bene. Io capisco che sia un momento difficile anche per Alvaro, che il gol non entra sempre, che qui e là. Però non va bene. Non va bene. Non va bene, perché quando giochi con la mente così, poi rischi che i risultati vadano a tradursi in queste partite qua. Stradominate, mai chiuse. Noi dobbiamo uccidere le partite, dobbiamo imparare, se vogliamo fare il passaggio successivo, se vogliamo pensare di arrivare in Champions, se vogliamo anche sognare di rimontare sullo scudetto, uccidere le partite. Questo è il processo di miglioramento principale, perché a livello di difesa la stiamo sistemando, stanno aumentando i clean sheet, guardi anche la classifica di Serie A, ne hai subiti 16 e sei ai livelli bene o male di tutte quelle che stanno anche su, quindi ultimamente significa che dietro ti sei sistemato. Davanti, dove non producevi, ora stai anche iniziando a produrre. Ribadisco, perché non voglio rischiare che uno mi arrivi a dire ma giocavi col Genoa, mi incazzo come una iena. Se arriva uno e mi dice ma cosa vuol dire giocavi col Genoa, l'ho detto 4-5 volte, mi incazzo. Però stai iniziando a produrre, devi iniziare ad uccidere le partite, ti serve il killer instinct,
non lo so dire in inglese, ti serve l'istinto del killer, che dobbiamo sentire l'odore del sangue, perché se no continuiamo a essere simpatici a tutta Italia, eh? In questo momento siamo simpatici a tutta Italia, quando guardo la classifica dicono la Juve, dobbiamo iniziare a stare sul cazzo ancora una volta.